I protagonisti dell'Atletico Madrid degli ultimi anni sono conosciuti, ma c'è anche un personaggio nascosto, un personaggio che vive dietro le quinte, il direttore sportivo dei Colchoneros Andrea Berta, italiano, pochissimo esposto e anzi letteralmente man in the dark della squadra di Madrid. È stato lui a portare al Wanda Metropolitano i campioni che oggi giocano per il Cholo, i veri protagonisti dei successi di questi anni. Berta può considerarsi un manager plenipotenziario, nonostante le sue rare apparizioni. In questo senso risulta in linea con il suo percorso professionale silenzioso, che lo ha portato dall'Emilia Romagna fino al Wanda Metropolitano. È stato direttore sportivo del Parma di Ghirardi, pescato nel Carpenedolo, società in cui si era distinto da calciatore. Dopo il Parma si è trasferito al Genoa per 3 anni. Nel 2012 si ritrova senza lavoro, svincolato. Un anno dopo viene chiamato dall'Atletico Madrid e il feeling con il Cholo e l'ambiente è esplosivo. Nelle prime 6 stagioni lavora come direttore tecnico, poi diventa direttore sportivo plenipotenziario di un top club che conta un vivaio di livello e ben 2 società satelliti in America. In poche parole, dopo il presidente Cerezo e il direttore generale Mario Gil, c'è Andrea Berta, un mister nessuno che è diventato un uomo chiave nel riscrivere il mondo dei Colchoneros, essenziale nella costituzione del manifesto aziendalista del ciolismo, cercando quei talenti che sotto traccia dimostravano di avere grinta e potenziale, in pratica perfetti per Simeone. Da sconosciuto a una delle figure più influenti, e proprio per il suo saper rimanere celato, Andrea Berta è un autentico uomo nell'ombra, degno dei migliori.